Quando avevo 16 anni, mi sono incamminata per una grande avventura verso l'ignoto. Lo ricordo ancora come se fosse ieri. Il rumore delle ruote sui binari, i vagoni colorati, le luci. Dici, e dove sarei mai andata? Ad Istanbul, a bordo dell'Orient Express, sperando di non beccarci Miss Marple, l'antenata battarogna della Fletcher? A scoprire le valli innevate della Svizzera? Sì, ma che, ho preso per la prima volta da sola un treno regionale. E non mi si dica che salire a bordo di uno dei mezzi di Trenitalia non sia un'avventura, eh? Sai quando parti, più o meno, ma quando e se arrivi, un bel terno all'otto. Ma per fortuna non tutti i sistemi ferroviari sono così scarsi come quello del nostro bel paese, se no la serie di Galaxy Express 999 sarebbe finita in due puntate, col protagonista che torna a casa dopo che lo sciopero dei macchinisti ha soppresso tutte le corse. Mi vedo già il titolo, Galaxy Express 999 minuti di ritardo al binario 4. L'anime si inserisce nello stesso universo di altre due opere dell'autore, ovvero Capitan Harlock e Queen Emeraldas, ma rispetto alle altre questa porta con sé una tale carica di pessimismo che al confronto Gran Piquette è un felino solare. La serie è ambientata nell'anno 2021, nel solito ed inevitabile futuro drammatico, catastrofico ed ultramoderno. Una fitta rete di treni collega tutta la galassia, immaginatevi il costo di un frecciarossa da qui a Nettuno. E l'umanità si è quasi estinta perché praticamente tutti si sono dotati di un corpo meccanico, che è più pratico, dura di più, fino a 2000 anni, già vedo l'Inps che piange. Non fa sudare e non devi stare a scazzarti con la dieta. Ovviamente questo vale per i ricchi, i poveri che non possono permettersi questo lusso tecnologico vivono in posti bui e schifidi ai margini della città. Il nostro protagonista si chiama Masai. È un ragazzino con la faccia dalle proporzioni inesistenti, il naso a forma di parentesi tonda capovolta e dall'abbigliamento sospettosamente uguale a quello di Tokiro Oyama, il migliore amico di Capitan Harlock. Il ragazzino vuole recarsi con la madre sul famoso treno Galaxy Express per raggiungere un pianeta dove si dice forniscano gratuitamente un corpo meccanico. Oh, io non voglio infrangere i vostri sogni, ma quando mai qualcuno regala così ad cazzi un qualcosa? Va che sento puzza di fregatura sotto, eh? Tuttavia, per dare subito un'impronta di allegria alla serie, la madre del giovane viene uccisa in una caccia all'uomo. Sì, perché i ricconi abitanti di Megalopolis si divertono a cacciare gli umani porelli senza upgrade bionici e ad ibernarli come trofei. Visto quanto sembrano idioti adesso tutti quelli che la domenica imbracciano un fucile per appendersi nella testa di cervo a casa per hobby? Il ragazzino ovviamente si salva, ma rischia di trasformarsi in un polaretto nella steppa, finché non viene salvato da una bellissima donna dai biondi capelli e le ciglia così imponenti che le escono fuori dalla frangia, ovvero Maisha, che deve avere una temperatura corporea di tipo meno 8 gradi, visto che indossa sempre un cappottone di pelliccia nero e un caldo cappello. Giusto perché quella mattina si era svegliata in buona, la donna offre al ragazzino un biglietto per il Galaxy Express, in cambio di farle da portaborse, di farle compagnia nel viaggio verso Andromeda. No, non questo Andromeda, ma il pianeta dove regalano i corpi meccanici come coriandoli a carnevale. Prima di partire però il dolce e tenero bimbo si reca al castello dei bracconieri e fa una strage con un fucile. Ti cazzo. Dopo un fugone i due salgono finalmente a bordo del treno galattico che in barba alla fantascienza ricorda i treni di una volta, con tanto di locomotiva a vapore con praticamente nessun passeggero a bordo tranne loro due. E ovviamente l'emblematico controllore, un robot senza nome con una faccia nero scuro e due occhietti luminosi che nonostante tutto un po' si affezionerà agli unici due suoi passeggeri. Inizia così il lungo viaggio del treno che ferma svariate ore in ogni pianeta perché se no la serie finiva subito, dove Masai e Maisha incontreranno ogni tipo di avventura e personaggi e dopo 111 puntate il treno arriva finalmente a destinazione. Tuttavia, nonostante tutta la brochure spiegata da un'aliena robottina figona col corpo bianco e le zinne al vento, Masai non è più tanto convinto di farsi un corpo meccanico e decide di restare umano dopo che ci ha frantumato le balle per 100 e passa episodi, perché si accorge che gli umani robotomizzati sono in sostanza vuoti e senza scopo. Scopriamo intanto che Maisha è originaria di questo pianeta ed è una sorta di cyborg procacciatrice di corpi umani per la sua genitrice, la regina Prometheum, capoccia di un impero meccanizzato. Questa qui è talmente fetentona che il marito, il dottor Ban, l'ha fatto diventare un pendente, alla faccia della Man Eater. Ma almeno adesso capiamo la fazzenda del biglietto gratis e dei corpi robotici in offerta 3x2. Tuttavia Maisha si è affezionata a Masai e l'idea di farlo fuori per ridurlo a un bullone non la aggrada più di tanto. Così la donna si ribella e distrugge non solo la madre ma direttamente tutto il pianeta. Che si fa prima? Dopo l'esplosione galattica è giunto il momento per i due di separarsi. Masai ritornerà sulla Terra col Galaxy Express mentre Maisha salirà a bordo di un altro treno. Salutandolo con un bacio sulle labbra, ah signo, però potrebbe essere il tuo figliolo, eh? La donna intraprende un nuovo viaggio con un altro ragazzino che pare il clone di Masai. E i due si salutano con un addio struggente. Seppur triste, il ragazzino con gli occhi al posto della fronte sorride, perché ha compreso che ad essere importante non è la meta di un viaggio, bensì il viaggio stesso. Cosa che ovviamente non vale quando viaggi su un regionale senza aria condizionata ad agosto. Ma questa è un'altra storia. Galaxy, galaxy, galaxy.
Beh, c'è chi affronta viaggi intergalattici e poi c'è Indy, che al massimo si spiaggia sulla finestra con sguardo vacuo.